Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, questo è un video che mi è stato chiesto di fare, quindi lo faccio. Praticamente mi avete chiesto cosa trovo io attraente in un uomo. Prima vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di accendere la campanellina così se c'è un nuovo video non ve lo perdete. Dunque, adesso torniamo al video. Praticamente cosa trovo attraente in un uomo? Vi sembrerà una cosa assurda, però io non ho mai guardato la bellezza fisica, cosa che tante donne guardano. Io no, assolutamente, perché io in un uomo non guardo quello, ma guardo altre cose, guardo com'è dentro. Io adoro, per me l'uomo ideale deve essere sensibile, emotivo. Io adoro gli uomini romantici che ti mandano certe frasi d'amore, certe canzoni. Io adoro questo praticamente. Poi adoro un uomo che non smette mai di corteggiarti anche quando sei già sua. Per esempio, ho sentito casi di donne che si sono viste appunto corteggiare dal proprio uomo, poi nel momento in cui la donna chiaramente gli ha detto sì, mettiamoci insieme, l'uomo non l'ha più corteggiata, quindi non tutte quelle cose carine che faceva all'inizio per conquistarla non le ha fatte più. E no, mi dispiace bello caro, hai voluto la bicicletta, adesso pedali, e non funziona così. Quindi la donna va conquistata sempre, non solo quando praticamente la devi conquistare all'inizio per dire perché vuoi metterti con lei. No, no, assolutamente no, sempre, giorno dopo giorno, altrimenti un rapporto è destinato a morire, almeno per me, cioè a me farebbe male questo. Poi chiaramente il mio uomo ideale deve anche darsi attenzione, cioè non esiste che ti manda il buongiorno e la buonanotte, cioè durante la giornata, per dire, anche un cuore ci deve stare, altrimenti per me è finito il rapporto, assolutamente, perché che rapporto è? Buongiorno, buonanotte. Durante la giornata te ne vai, poi fai delle cose tu, mettiamo, importanti. Non viene perché magari c'è qualcosa di meglio da fare. No, non è un rapporto questo. Non è assolutamente un rapporto, almeno per me, per come la vedo io. Poi, per gli altri può anche essere un rapporto, però per me non lo è. Poi, che fa praticamente di tutto per riconquistarti, se per caso avete litigato. C'è un mio carissimo amico, chiaramente rimarrà anonimo, che lui si era lasciato, ma anni fa, in realtà non una cosa recente, con la ragazza. Lui è andato in televisione e ha praticamente, le ha dedicato una canzone. È stato carino, molto carino da parte sua. Questi sono gesti da fare. Avrei voluto avere io sinceramente un ragazzo così, invece no, tutte e due con rispetto parlando, però mi hanno lasciato andare così praticamente, senza riconquistarmi, senza niente. Infatti questo amico c'ha tutta la mia stima, devo dire la verità, è stato carino come gesto, per carità. E per finire, deve essere anche coraggioso, cioè nel senso che si presume che in una coppia, in un certo senso, deve essere l'uomo che protegge la donna, non deve essere la donna che protegge l'uomo. Quindi, per dire, se si è in pericolo per qualche motivo, l'uomo deve fare l'uomo, non può fare la femminuccia, per dire. Queste erano le caratteristiche che io praticamente vado cercando in un uomo, perché me l'avete chiesto cosa trovi attraente in un uomo. E per me l'uomo ideale deve presentare queste caratteristiche. Poi non è detto che deve averle per forza tutte, però almeno vi dico, secondo me, come deve essere un vero uomo. E voi ragazze, come deve essere il vostro uomo ideale, l'uomo dei vostri sogni?
scrivetelo qui sotto nei commenti.